Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con Until Dawn. Abbiamo l'estraneo con il lanciafiamme dietro alla porta. Ok, apro la porta. Ci sei? Pronto? Ehi, fallo e basta, non ci sarà più nessuno. Se vuoi tengo io la pistola. No, no, no. Facciamo così, io penso alla pistola, tu alla porta. Fermo lì! Non ti muovere. Fermo. Va bene. Ma tranquillo, vecchio. Ok, e adesso calmatevi. Ora andate là. Muovetevi! Devo dirvi qualcosa di importante. Sono qui per dirvi con cosa avete a che fare su questa montagna. Non sareste mai dovuti tornare. Non vi capisco dopo ciò che è accaduto l'anno scorso. Vuoi dire con Anna e Beth? Come fai a saperlo se non c'entri? O ne sei responsabile? Datevi una calmata. Non mi piace vedere voi ragazzini venire qui sulla mia montagna. La tua? Credo che gli Washington avrebbero da obiettare. È vero. Questa montagna non mi appartiene. Ma non è neppure degli Washington. Questa montagna appartiene al Wendigo. A chi? Di cosa stai parlando? Cosa sarebbe un Wendigo? Ascoltiamolo. Non che abbiamo altra scelta. Allora ve lo dirò una volta sola. E non mi importa che ci crediate o meno. Però ho i miei motivi per togliermi questo peso. Visto? L'avevo detto. C'entra qualcosa. Ne sono certo. Shh, zitto, Mike. C'è una maledizione che riguarda queste montagne. Se un uomo o una donna commettono atti di cannibalismo in queste foreste, lo spirito del Wendigo si scatenerà. Oh, cazzo. Dovete trovare un luogo sicuro. Il seminterrato. Ok, scendete là sotto tutti e aspettate. Cosa? Perché? Fino a quando? Fino all'alba. Ragazzi, ho lasciato Josh quando ho sentito urlare. Dove l'hai lasciato? Nel capanno. Ah, il vostro amico ormai è morto. No, no, eravamo con lui poco fa. Su questa montagna le cose accadono rapidamente. No. Vado a prenderlo. Non puoi andare là fuori. Dovrei essere il suo migliore amico e gli ho voltato le spalle. No, la colpa è sua. Lui ci ha voltato le spalle. Non importa, vado a prenderlo. Allora verrò con te. Non mi serve il tuo aiuto. Andare da solo è un suicidio. Va bene. Voi altri, scendete nel seminterrato, al sicuro. E non uscite fino al nostro ritorno. Sembra che tu non capisca la gravità della situazione. Beh, sto andando a salvare Josh, no? No, io sto andando a salvarlo. Tu mi aiuterai. Mi hai capito? D'accordo. Va bene. Devi seguirmi e fare tutto ciò che dico. Punta questa parte contro quello che vuoi uccidere. So come si usa un fucile, amico. No, non lo sai. Cosa? Che ne sai tu? Fidati, lo so. Senti, dimmi, tu sei esperto in queste cose. Cosa c'è da sapere? Devi stare attento e fare come dico io. Porco cane, ragazzi. Quindi, quante volte devo sparare col fucile per ammazzarne uno? Dovresti sparare davvero un sacco. Cioè, non riuscirei a ucciderlo. Esatto, ma lo rallenteresti. Allora, come lo uccidi? Fuoco non gli piace. Non piace neanche a me. Lo temono.
è in grado di ucciderli se serve. La loro pelle è come una corazza, finché non la bruci. Che schifo. Cosa sono questi mostri? Voglio dire, sono folli e imprevedibili o possiamo anticipare le loro mosse? Seguono determinati schemi, come un animale o un umano. Cioè, hanno tipo degli orari? Cacciano solo di notte. Oh. Perché? Non gliel'ho chiesto. Dritte sui Wendigo? Tipo che se mi strofino aglio addosso non sentono più il mio odore? Lo sentono lo stesso. Niente del genere? Non ti possono vedere. Se resti immobile, sono come i rospi. La loro vista si basa sui movimenti nel loro campo visivo. Quindi finché non mi muovo, rimango invisibile. Sì, però ti sconsiglio di provarci. A meno che non abbia altra scelta. No. Merda, cos'è successo? È sparito. È troppo tardi. Shh, silenzio! Dobbiamo andare. Ora! Dobbiamo cercare Josh. Potrebbe essere qui. Prima, il Wendigo ti immobilizza. E poi ti strappa la pelle da tutto il corpo. Un pezzo alla volta. E infine ti mantiene vivo e cosciente mentre divora i tuoi organi interni uno dopo l'altro. Alla baita, allora. Andiamo subito. Forse è ancora vicino. Andiamo, regà. Sembro un po' vicino, meno male c'è stato lui con lanciafiamme e sto un po'... Fermo! Non muoverti! Silenzio ora! Scappa! Presto, vai! Ora! Porca troia, ma che cazzo! Indietro! Indietro! Porca troia! Siamo allo scoperto! Dobbiamo andarcene! Oddio! Oh, cazzo! Questo. Merda. Quanti cacchio sono? Esce, guarda che qui finisce male, fammi entrare, ti prego. Esce, che cosa stai facendo? Ashley! Ash! Grace! Cazzo! Ma che cazzo! Oh no! Grace! Dobbiamo andare. No, tipo ora, ok? Resta con me, Ash! Forza! Resta okay. Con me! Grazie al cielo. Perché ce ne sono tanto? Su, ci sono problemi. Cosa che vuoi dire?
Chris non verrà. Oh no, non posso crederci. Ash, mi dispiace tanto. Ok. Meglio se ti sia. Sto bene, Sam. Ok, ok. E che ne è stato di quell'uomo? Nessuna traccia, credo che sia morto anche lui. Oh, cazzo. Sono solo queste le porte? Sì. Ne sei sicura? Cosa stai cercando? Un'altra via d'uscita. Mike, non credo sia una buona idea. Dovremmo restarcene qui, fermi fino all'alba, finché non saremo salvi. Oh, davvero? Pronti per diventare una bella cena per quella cosa quando deciderà di farci a brandelli? Arriveranno i soccorsi, domani mattina. Non sembri convinta. E invece arriveranno, vero, Em? Sì, sì, cioè, vero? Aspettate pure, io vado. Mike, non abbiamo la chiave della funivia. Josh, ce l'ha lui. Josh? Uno dei suoi giochetti. Oh, grandioso. Se quella cazzo di cosa ha preso Josh, beh, tanti saluti. No, non so, Mike, è possibile. Cosa è possibile? Potrebbe averlo portato giù nella miniera. Eh? Ho visto cose orribili là sotto. Credo che sia la tana di quella cosa e... Cosa? Al diavolo. Prenderò la chiave dalla camera da letto di quel coso e poi porterò tutti quanti via da qui. Che cosa sono? Sono... è la sacca di quell'uomo. È una mappa? Quel tizio era pronto a tutto. Non proprio. Cos'è questo posto? Oh mio Dio. Che cos'è? Sono stato là. È stato orribile. Davvero? Alcuni si sono salvati, ma circa 15 sono morti. Ho trovato dei documenti. Sapevano che la miniera era pericolosa, ma non l'hanno detto. E non so bene cosa significhi, ma ho trovato una sedia. Con sangue secco ovunque. Forse qualcuno torturato. Michael, possiamo pensare a come cazzo faremo a uscire da questa storia? Dico solo che è strano tutto ciò che è successo quassù. La cosa strana è che c'è un tunnel che conduce dal sanatorio alla baita. Ecco come sono tornato. Questo l'ho visto quando ero là sotto. È là che vive. Em, cos'è quella? Eh? Che cos'è? Ash. Em, oh mio Dio, mio Dio. No, non è niente. Mi ha morso. Ti ha morso? Chi ti ha morso? Il Wendigo. Il cosa? Non è niente, davvero, soltanto un graffio. Stai bene? Cazzo. No, non mi fa neanche male, davvero. Non è niente. Em, se ti ha morso... So cosa state pensando, ma io sto bene. Davvero? Sì. Emily, facci dare un'occhiata. Emily, se il Wendigo ti ha morso, potresti diventare una di quelle cose. Non dire stronzate. Ha detto che nascono quando ci si divora a vicenda, ricordi? Aspetta, sei sicura? Sì, succede se ti mordono, diventi uno di loro e alla fine ti trasformi e ci attacchi. Oddio, oddio, oddio! Non puoi restare con noi. Cosa? Mike! Devi andare. Mi stai prendendo in giro? Ci stai mettendo tutti in pericolo. Te lo scordi! Emily! Non puoi restare qui. Mike, datti una calmata, ok? Non sappiamo se funziona così, forse è solo un morso. Ma cosa vi prende, ragazzi? Cosa fate? La porta è qui. Puoi scegliere di uscire liberamente. Oh no, lo sapete benissimo che mi state condannando a morte, dato che sapete che c'è un Wendigo là fuori pronto a farmi a pezzi, come con... Ok, cazzo, vuoi andartene? Vai, fuori di qui! Wow. Ok. Wow, Mike, calmo. Tu vuoi sparare? Mike, a me. Dobbiamo restare al sicuro, Em. Ti prego. E qui non è sicuro finché ci sei tu. Non per noi. No, no, non farlo. Mi dispiace molto. Cazzo, non posso farlo. Oh mio Dio. Hai fatto la cosa giusta. Spero che sia così. Forse. Per ora. Merda. Cazzo. Tienila d'occhio. Se vedi qualcosa di strano, sai cosa fare? Sì. Restate qui. Ok? Là fuori è pericoloso.
Tornerò fra poco. Speravo che ci avrebbe aiutato. Il tizio col lanciafiamme? Ora non abbiamo più scampo. No, ragazzi, questo vuol dire che dovremo essere forti. Dovremo farcela da soli. Non so se ci riesco. Diario cannibalismo. Diario storia. Sa montagna arrabbiata delle tribù, i Cree, i loro sciamani narravano storie su una creatura alta. C'è un'intera storia qui. Sono spesse come un'armatura, non sente dolore, non può essere tagliato o trofitto, i proiettili non lo scalfiscono. Qui dice che siccome i Wendigo sono mutati da degli umani, quando cacciano, sono in grado di imitare alla perfezione la loro preda. Ha un fucile in grado di tenerla al bada. Riesce a imitare perfettamente le sue prede, ma cerca di non ucciderli. Uccidere un Wendigo deve essere l'ultima spiaggia, la morte libera lo spirito del Wendigo. Morso. Cioè, hanno scritto nasca da un morso di un altro Wendigo, ma il morso non è nocivo. Io sono stato morso e non mi sono trasformato. L'unico modo è nutrirsi della carne di un altro, non c'è altro modo. Ok. Oh no. Cosa? No. Che c'è scritto? Cosa dice? Dice che il morso, se ti mordono, non è infetto. Non succede niente. Fammi vedere. Scusa, cosa hai detto? Emma, dice che starai bene. Dice cosa? Starai bene. Bene, Mike quasi mi sparava e dovrei non star bene. Sperato. E la stronza quasi lo lasciava fare. Ehi, sei ingiusta, era spaventata. Io sono quella spaventata. Scusami, Emily. Non sapevo cosa sarebbe accaduto. Nessuno lo sapeva. Una scusa, non c'è scusa per questo. Ti prego, ti prego, cerca di capirmi. Capisci questo, stronzetta del cazzo? Scusami. Merda. Dobbiamo raggiungere Mike. Subito. La pistola. Oh, Joshua. Dovevi darmi retta. Delle persone sono morte per le tue scelte. Non so cosa sia peggio. Se provocare eventi che hanno portato alla morte di qualcuno o lasciare che si verifichi una tragedia. Perché non riesci ad alzare nemmeno un dito per aiutare gli altri. Ricordi l'anno scorso? Di come hai lasciato morire le tue sorelle? Non hai fatto nulla! Paralizzato dalla tua paura egocentrica mentre una vera minaccia si avvicinava. È colpa tua, Josh! È tutta colpa tua! Il tuo gioco è finito malissimo. E i tuoi amici, le tue sorelle, ti hanno abbandonato. Sei solo. Riesci a sentire il gelo della tua solitudine? Eh? Perché li hai feriti? Joshua, perché li hai feriti? Ragazzi, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Se vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul canale.